alle Sì, spalle definitivamente. sono stati mesi difficili e tuttora sto cercando di recuperare dall'infortunio, sto cercando di prendere la forma giusta per affrontare delle partite di campionato a ritmi alti e ormai sì, è passato e spero di farne una buona stagione. Senti, abbiamo visto un'atmosfera davvero particolare perché sui social impazzano i video della Sado, dei canti, le strimpellate, insomma, cosa si sta creando in questi giorni? Sì, io ho ritrovato un gruppo, è la prima volta che ritrovo un gruppo per 2 anni di fila, quindi per me è sicuramente più facile. I nuovi arrivati si sono inseriti benissimo, i vecchi sono ragazzi splendidi, si sta creando un gruppo fantastico secondo me. E la giornata libera ha dato un buon effetto, diciamo, abbiamo creato una bella atmosfera e speriamo di fare bene. Questo gruppo, secondo me, merita di fare un gran campionato da protagonista e speriamo di far bene. Confidavi nel rinnovo del prestito? E sì, l'ho sperato. E poi il presidente, ci siamo visti in una trasferta in cui sono andato a vedere la squadra, la partita e mi ha chiesto se volevo ritornare. Io lo devo ringraziare perché Pescara naturalmente in Serie B per me è una delle migliori e devo ringraziare lui, la società, il direttore il mister per aver ricreduto in me e darmi questa possibilità nonostante l'anno scorso le cose siano andate così. A proposito di compattezza e coesione, riscontri qualche differenza col gruppo che hai già vissuto lo scorso anno? Ma sicuramente l'anno scorso arrivavano da una situazione un po' complicata della Serie A, della retrocessione. E noi nuovi comunque ci siamo inseriti bene, è stata una situazione un po' così, gli obiettivi erano diversi, alla fine siamo riusciti a raggiungere il nostro obiettivo che era la salvezza e quest'anno ripartiamo senza un obiettivo preciso e cerchiamo di essere la sorpresa partendo soprattutto da una base che è il gruppo, la coesione del gruppo e quella è la cosa importante secondo me per fare un'ottima stagione. Profilo basso, fari spenti, insomma, questo un po'. Sì, io direi di sì, poi non sono io che devo dirlo, però comunque daremo il massimo in ogni partita e poi vedremo quello che ci darà il campo.